In ragione dell'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile Regionale, valida fino alle 21 di mercoledì 17 maggio, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha diramato un avviso per le avverse condizioni meteorologiche. In particolare per il Sannio sono previste precipitazioni locali anche a carattere di rovescio temporale. Il sindaco pertanto invita la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico localizzato. La giunta comunale, presieduta dal vice sindaco Francesco De Pierro, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici Mario Pasquariello, ha proceduto all'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025. Nella lunga programmazione relativa all'anno 2023 sono state inserite tantissime opere pubbliche per interventi di messa in sicurezza, riqualificazione, ripristino e lavori di completamento. L'elenco con il relativo singolo importo di ogni lavoro è presente nell'elenco dei progetti sul sito internet www.tv7.net. Approvati in via definitiva gli esiti della gara d'appalto per il completamento della Fondovalle Vitulanese. Lo comunica il presidente della provincia di Benevento, Nino Lombardi, che fa riferimento all'avvenuta pubblicazione del provvedimento sul portale della Camir. L'appalto riguarda ufficialmente la procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento congiunto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo della progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dell'intervento Fondovalle Vitulanese, lavori di completamento dell'arteria in direzione Valle Caudina, statale 7 Appia terzo lotto e bretella di collegamento alla statale 7 Appia primo stralcio funzionale. La Camera ha dunque preso atto e fatto propri i controlli di rito sul possesso dei requisiti ed efficacia dell'aggiudicazione della gara in favore della concorrente Consorzio Stabile Artemide. La gara curata dalla Camir a seguito di un accordo istituzionale tra la Regione e la provincia è stata svolta sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. Gesesa comunica che a causa di lavori sulla rete idrica del comune di Benevento sarà costretta a sospendere l'erogazione del servizio idrico dalle ore 9 alle ore 13 di giovedì 18 maggio. Via Napoli, via Piccinato, via Giuseppe Maria Galanti, via Follarò, via Momsen, via Garrucci, via Parente, via Severino, via Gregorovius, piazza San Modesto, via Torino, via Milano, via Battisti, via Firenze, via De Rienzo, piazzale Martiri delle Foibe, piazzale Matteo Renato Donisi, via Venezia, via Bologna, via Palermo, via Salerno, via Bari, via Giovanni Capasso Torre. Per emergenze e guasti contattare l'851 17 17. Il presidente del Comitato di Quartiere Centro Storico di Benevento, Luigi Marino, ha inviato una comunicazione ufficiale al Comune di Benevento, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio e all'ARPAC per segnalare una serie di problematiche che riguardano la condizione di via Umberto I che sta diventando intollerabile. I cittadini infatti lamentano e documentano il mancato rispetto delle ordinanze relative alle emissioni sonore e lo stato di abbandono della detta area. In particolar modo viene denunciato che la musica di alcuni locali, sin dalla mattina presto, per tutto il giorno e fino a notte inoltrata, verrebbe sparata a gran volume di fronte alla chiesa di Santa Sofia. Tale molestia, che travalica quel sottofondo previsto dall'ordinanza, non è più tollerabile. Alcuni cittadini abitanti lungo Corso Garibaldi, nonostante la lontananza rispetto alle sorgenti sonore, ci hanno contattato per richiedere un nostro intervento. Inoltre, oltre alle emissioni acustiche, sembra che esista una cappa industriale posizionata sempre in via Umberto I e le cui esalazioni non lasciano scampo agli affranti occupanti gli alloggi. Oggi i vi residenti. Il comune ha degli oneri da rispettare e la cittadinanza deve conoscerli. Così continua il presidente del Comitato di Quartiere Centro Storico Luigi Marino. Purtroppo dove non arriva il buonsenso e la spinta civica si rende necessaria l'azione di chi ci rappresenta ed amministra. Sei un parrucchiere o sei un estetista? Art Joer Design Saloon ricerca personale qualificato. Un parrucchiere ed un estetista per ampliamento organico. Invia il tuo curriculum a goldsrls2020@libero.it o telefona allo 0824 0451 68 o ancora contattaci al 342 52 74 535. Se sei un parrucchiere o un estetista, insegui i tuoi sogni. Lavora con noi. Ti aspettiamo.
Corrado Sparandeo, 37 anni di Benevento, era stato accusato di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per essersi associato ed aver frequentato noti pregiudicati della città tra il 2017 e il 2019, con conseguente rinvio a giudizio. Il Tribunale di Benevento, nella persona della dottoressa Telaro, all'esito della discussione della difesa rappresentata dall'avvocato Antonio Leone, ha emesso sentenza assolutoria ritenendo insussistente l'ipotesi accusatoria. L'assessore al traffico e parcheggi Attilio Cappa rende noto che in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Rita vigerà il seguente dispositivo del traffico: istituzione del divieto di sosta con tabellina aggiuntiva rimozione coatta dalle 16 a fine manifestazione dei giorni 21 e 22 maggio sul lato sinistro di via Perlingeri, chiusura al traffico dalle ore 18 del 21 maggio in poi al passaggio della processione sul seguente percorso: piazza Santa Rita, via Pellegrini, corso Garibaldi, viale degli Atlantici, via del Cogliano, via Moro e via Ricci. Si è concluso un fine settimana intenso, ricco di appuntamenti all'insegna della danza in tutte le sue forme, sia sul piano tecnico che teorico. Gli eventi organizzati dalla Compagnia Balletto di Benevento nell'ambito della quarta edizione di Una Finestra sulla Danza, Festival di Primavera, hanno visto la partecipazione della professoressa Elena Viti, che si è dedicata sia ad allievi di 7-8 anni, sia a ballerini già formati, consentendo loro una vera e propria full immersion nel mondo della danza. A concludere l'evento la mostra fotografica Corpi, 10 anni di danza, musica e arte, a cura di Giovanni Minervini. Soddisfazione è stata espressa da Carmen Castiello: è stato davvero interessante ascoltare la professoressa Viti e seguire le sue lezioni, così come è stato toccante rivedere quegli scatti di Giovanni che ripercorrono le tappe del percorso artistico del balletto di Benevento. La manifestazione si concluderà il prossimo 4 giugno presso il Teatro Romano con una lezione di pop tenuta dalla maestra Maria Chiara Tedesco. L'Associazione Diabetici Italia Meridionale, con il patrocinio del Comune di Benevento, organizzano per il 20 maggio dalle 16 alle 18.30 la giornata della prevenzione cardiologica. La visita cardiologica sarà eseguita dalla dottoressa Federica Provenzano, medico specialista nello studio e nella cura delle malattie cardiovascolari. Prenota il tuo screening al 351-7185-946. Da oltre un secolo, Fabbriche Riunite Torrone di Benevento è al tuo fianco nei momenti più belli. In Viale Principe di Napoli 123 a Benevento. Fabbriche Riunite Torrone di Benevento. La tradizione si rinnova. I giallorossi si sono ritrovati presso la struttura sportiva dell'Antistadio Miriani, dove hanno svolto attivazione tecnica con esercitazioni situazionali finalizzate al mantenimento del possesso palla e partita. Gli allenamenti riprendono con una sola sessione di allenamento in mattinata. Il Benevento Calcio ha conferito l'incarico di direttore tecnico del club a Marcello Carli. L'accordo di collaborazione avrà la durata di anni 3. Marcello Carli, ex Empoli, Cagliari e Parma, 59 anni, ha firmato un contratto triennale sposando il progetto del club sannita. A Carli il più cordiale benvenuto di tutto il club e il migliore in bocca al lupo per il suo nuovo percorso con i nostri colori. Si conclude la vincente tour di Sport 7 Live, il super format giallorosso di TV7 che da 4 anni e senza soste ha raccontato il cammino del Benevento Calcio nei tornei di Serie A e Serie B e lo continuerà a fare anche in Serie C come sempre. Venerdì 19 maggio a partire dalle 20 si accenderanno i riflettori sul set della storica azienda Grisemi Minicozzi, che ospiterà le telecamere di TV7 per raccontare la tanto attesa gara Perugia-Benevento. La squadra di mister Agostinelli, oramai retrocessa da qualche giorno, proverà a regalare una piccola soddisfazione ai suoi tifosi per non chiudere all'ultimo posto in classifica. Il talk show giallorosso, condotto dal giornalista Alfredo Salzano, in onda su TV7, canale 96 e in web streaming sulla pagina Facebook TV7 Benevento, vi terrà informati raccontandovi la gara tra Perugia e Benevento. Nello studio itinerante di Sport 7 Live, opinionisti, giornalisti e appassionati di calcio per analizzare la sfida salvezza. Sono previsti collegamenti diretta con gli inviati di TV7 che ci racconteranno i momenti più significativi dell'ultimo match della squadra di mister Agostinelli nella stagione 2022-2023.
Dopo una stagione da incorniciare, nella quale le Diavole Rosse e San Giorgesi si sono aggiudicate la Coppa Campania ed hanno conquistato la promozione diretta al prossimo campionato nazionale di B2 e nella quale sono stati creati i presupposti per scrivere ancora una pagina importante con la Supercoppa in programma mercoledì prossimo, 17 maggio alle ore 19, nella palestra di Gioia Sannitica, è tempo di festeggiare e di dare il giusto riconoscimento a coloro che sono stati gli artefici di tutto questo e lo hanno meritato sul campo e dietro le quinte. Ad ospitare atleti, tecnici, dirigenti, sponsor, genitori, amici e tifosi sarà lo splendido scenario di Palazzo Bocchini di San Giorgio del Sannio, struttura storica della nostra cittadina, degna di un appuntamento così prestigioso. Tante anche le sorprese e i premi speciali prima del brindisi finale che si terrà nella bellissima terrazza Marzani. Arredare o non arredare, questo è il problema. Non pensarci troppo. Corri da Harlem Design, tutto a prezzi di costo per rinnovo esposizione. Lasciati convincere dalle imperdibili offerte su cucine, soggiorni, camere da letto e accessori d'arredo. E non perderti il nuovissimo showroom di cucine. Scegli subito l'arredamento che hai sempre sognato e inizia a pagare a settembre. Ti aspettiamo negli showroom di Vinchiaturo e Termoli. Corri da Harlem Design. Hai ancora dubbi? Vieni su www.harlemarredamenti.it, rivenditore ufficiale Porte Garofoli. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.